Ehi là, siete sul canale extra del vostro amichevole chimico di quartiere, là c'è Peter. Il video che ho fatto dove mostravo il mio hobby in queste giornate da quarantena, quello sulla ricostruzione in digitale dei fumetti, allo scopo di estrarre il nero e eventualmente ricolorarlo e per scopo personale poi magari appunto stamparlo in un poster e così via, ha avuto quello che si diceva una volta in televisione, un basso indice d'ascolto ma un altissimo indice di gradimento, cioè l'hanno visto molte meno persone, ed è ovvio, di quelle che normalmente seguono i miei video, sia sul primo canale, ma soprattutto anche sul secondo canale, che sono già molte meno di tutti quelli che mi seguono, ma coloro che sono state piacevolmente, così, intrattenute per 40 minuti erano, meno male, molte più delle 7 che mi avevano scritto originariamente. Quindi niente, ho pensato di continuare. Qualcuno mi ha chiesto di far vedere dall'inizio alla fine con una sorta di timelapse come faccio a ripulire una tavola. Questo non lo posso fare per tutta una serie di motivi, ma il motivo principale è che vorrei spiegare a quei pochi. Non sono 7, ma comunque sono pochi. Vorrei raccontare quello che sono riuscito a imparare un po' da solo, sperimentando, un po' cercando sul web nei decenni, nella speranza che anche altre persone possano essere così interessate a questo hobby. Quindi prenderò delle tavole e vi farò vedere pian piano tutti i ragionamenti che ci stanno dietro, nella speranza anche di essere interessante non solo per chi ama i fumetti. Intanto vi racconterò delle chicche che non sono molto conosciute, ma anche a chi semplicemente vuole magari imparare a usare un po' meglio gli strumenti di editing grafico come Photoshop, ma le stesse cose uno può farle con GIMP, probabilmente, e altri programmi. Perché le tecniche che utilizzo si possono utilizzare ovviamente non solo per il restauro di fumetti, ma per esempio anche per il restauro di fotografie e altre cose. Se anche voi avete questo hobby e non avete mai pensato però di fare un video, beh, vi esorto a farlo, e la stessa cosa suggerisco invece anche a chi non l'ha mai fatto ma si è sentito ispirato e pensa che sia così un hobby piacevole. Se fate dei video di questo tipo e me li segnalate, quello che posso fare è aggiungerli magari in descrizione oppure metterli addirittura nelle schermate finali del mio video, in modo tale che qualcuno arriva alla fine del mio video e magari capita anche sul vostro. Se come me avete una certa età e siete appassionati di vecchi fumetti, vi sarete sicuramente chiesti perché per tantissimo tempo certe vecchissime storie, ma anche quelle Disney per esempio, non sono mai state ristampate. E bisogna arrivare agli anni 90 sostanzialmente, in cui cominciano ad apparire le prime ristampe, per esempio cronologiche. Questa per esempio è la prima ristampa fatta bene, cronologica, restaurata delle storie di Superman del 1939. Il motivo è presto detto: i disegni originali, nella stragrande maggioranza dei casi, quelli che facevano i vari disegnatori, sono andati completamente persi. Varrebbero una fortuna, tra l'altro, adesso. E sono state perse purtroppo spesso anche gli impianti di stampa, quelle che si chiamano le pellicole, cioè la pellicola del nero e la pellicola degli altri colori che venivano poi utilizzate per fare la classica stampa a quattro colori. Quindi, se c'era bisogno, e per esempio è stato fatto nelle prime ristampe delle storie di Spider-Man, dell'Uomo Ragno, se andate a vedere i primi Uomo Ragno Classic, vedete che certe pagine fanno abbastanza schifo. Perché? Perché avevano perso, oltre ovviamente ai disegni originali, che a volte erano stati semplicemente gettati via, mannaggia, a volte venivano invece regalati, alcuni sono stati rubati, c'è stata tutta una storiaccia alla Marvel per tutta una storia di tavole che non sono mai state ridate indietro ai disegnatori, sono state vendute illegalmente, vabbè, ma lasciamo perdere. Comunque, se andate a vedere alcune ristampe, ovviamente un conto è ristampare alcune storie specifiche, un conto invece è fare una ristampa integrale e quindi hai bisogno di tutte le storie. Beh, di alcuni volumi, di alcune storie, avevano perso praticamente tutto. E quindi all'inizio quello che si pensava di fare era prendere una macchina fotografica, prendere un fumetto che volevano ristampare, fotografarlo e stamparlo. I risultati erano veramente pessimi, facevano schifo. Perché? Perché tutti i difetti della stampa venivano addirittura amplificati. Il colore, oltre a essere ingiallito nel tempo, si era anche diffuso male perché la carta assorbe. I dettagli del nero, no, dell'inchiostro usato dall'inchiostratore erano completamente persi, quindi era veramente una cosa abbastanza scarsa. Fino a che negli anni 90 Greg Pakston, un editore e artista lui stesso, ideò un processo che lui chiamò textonizzazione. Questa brutta parola cosa voleva dire? Beh, semplicemente lui scoprì che prendendo un foglio di un vecchio fumetto e trattandolo chimicamente, si dice bleaching, bleach è la candeggina in inglese. Dubito che lui usasse direttamente la candeggina. Comunque lui trovò una serie di
sostanze chimiche evidentemente adatte a togliere il colore o la maggior parte del colore e lasciare il nero o la maggior parte del nero. Poi si poteva procedere con una ricostruzione almeno parziale del nero, no, dell'inchiostro, e poi si poteva ricolorare da zero il fumetto e quindi ristamparlo. I primi numeri degli archives della DC sono stati fatti così, e infatti lo possiamo leggere all'interno. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi prendiamo il volume di Superman e andiamo a vedere cosa c'è scritto. Alcune storie sono state bleached, sbiancate, diciamo, e ricostruite da Pure Imagination di Greg Texton. Poi il colore, vedete, è stato ricostruito completamente da Bob LaRose e Daniel Vozzo. Come già vi dicevo nell'altro video, i colori, diciamo, dal punto di vista filologico sono importanti, però fino a un certo punto, specialmente se ti interessa in realtà il disegno. Come sapete, l'artista, in questo caso Joe Shuster, prendeva l'idea di Jerry Siegel, lo scrittore, e disegnava normalmente con una matita. Poi il disegno veniva inchiostrato, in questo caso credo fosse Shuster stesso, ma successivamente poi l'inchiostratore era un artista, diciamo, separato. Quindi inchiostrava la tavola, e quindi la tavola in bianco e nero veniva spedita spesso per posta all'editore, che poi la passava dei coloristi che aggiungevano il colore. Come vi ho già fatto vedere nel video scorso, poi l'editore in ristampe successive poteva decidere di cambiare i colori, e infatti spesso questo è stato fatto e tuttora viene fatto adesso, perché il gusto moderno dei ragazzi di adesso non sopportano, di sicuro non sopportano i retini, ma non sopportano neppure i colori, diciamo, piatti, e vogliono le sfumature, e quindi per me stride, no, rivedere queste vecchie storie ricolorate con delle sfumature che non erano presenti all'epoca. Comunque il discorso, come vi dicevo, è che bisogna soprattutto recuperare il nero, e poi se si vuole, in alcuni casi si può anche recuperare il colore. Capite bene che però un procedimento di quel tipo era distruttivo e anche molto costoso, perché io, per riuscire a fare questo processo di bleaching, no, di textonizzazione, dovevo letteralmente distruggere le pagine del fumetto. Non si sa bene che processo utilizzasse, perché non è mai stato brevettato, altrimenti sarebbe pubblico, e non è mai stato divulgato. Purtroppo Greg Texton è morto poco tempo fa, per cui il suo segreto, almeno per quel che ne sappiamo, è andato perso. Tuttavia non venne utilizzato per molto tempo, perché da lì a pochi anni ci fu appunto l'innovazione del digitale, ad opera di un giovane di nome Rick Keane, che possedeva un Atari ST, grandissima macchina, anch'io ho la mia ancora funzionante da qualche parte, macchina in bianco e nero. Lui, vedendo le storie di Superman degli Archives, ma anche di Batman, pubblicati appunto nei primi anni 90, cercò di trovare un'alternativa in digitale, e quindi passò un anno, lui racconta, di tempo prendendo delle vecchie storie di Batman, cercando di ripulirle digitalmente utilizzando il suo Atari ST, con lo scopo di andare poi dalla DC e di dire: uè ragazzi, io sono capace di fare questo lavoro senza distruggere i fumetti, quindi si può fare molto più velocemente e costa molto di meno, perché non mi assumete? Poi vi faccio vedere com'è andata, ma adesso andiamo a fare un esperimento di bleaching, cioè proviamo a togliere il colore da un fumetto. Ed eccomi qui, prigioniero a casa come molti di voi, che vi faccio vedere in un pomeriggio di svacco da quarantena, vedete sono qui in tuta, come facevano una volta a eliminare il colore prima che iniziassero a utilizzare il restauro digitale. Come vi ho detto prima, usavano proprio delle sostanze che eliminavano fisicamente il colore, un po' come se usassimo della candeggina. In realtà credo usassero dei composti specifici, anche perché la carta non deve venire troppo danneggiata. Ecco, vi faccio vedere un esperimento. La carta purtroppo nel mio caso verrà fortemente danneggiata, ma è giusto per farvi vedere come facevano una volta. Adesso vediamo. Adesso taglierò una vignetta da un albo, non preoccupatevi, non vale nulla perché è già danneggiato, non sacrifico la mia collezione, ecco, un albo che tengo giusto per fare questi esperimenti. Io direi che prendiamo questa bellissima vignetta di Thor, disegnata tra l'altro dal grandissimo Neil Adams. Ecco, in realtà questo non è Thor, ma se leggete la storia, o se ve la ricordate, è il fratellastro Loki che lo ha impersonato. Adesso tagliamoci la vignetta. Mi raccomando, niente mancamenti. Come vi ho detto, questo albo non vale niente, aveva già delle pagine mancanti, quindi lo uso solamente per fare esperimenti. Direi che possiamo usare questa. A solo scopo didattico, adesso ripeto, a solo scopo didattico, usiamo della candeggina in gel. Nel frattempo mi sono messo occhiali e guanti, quindi ne mettiamo un po' sotto.
Adesso ci adagiamo la vignetta e spruzziamo dell'altro gel sopra. Adesso copro tutto con una pellicola e la lascio al sole in modo tale che si scaldi un po' e quindi la reazione sia più veloce. Eccola qui, ripeto che è solo a scopo didattico perché in questa maniera di sicuro andrò a danneggiare la carta. Quello che hanno fatto per esempio per produrre i primi archives, come vi ho detto della DC, è quello di andare a comprare vecchi albi danneggiati, magari anche molto vecchi ma senza copertina o con pagine mancanti, quindi costavano veramente molto poco, e però cercavano di togliere il colore con degli sbiancanti chimici. Il tutto però provando a non danneggiare troppo la carta, perché poi la carta doveva essere asciugata e si doveva recuperare il nero. Ripeto, lo scopo era di recuperare il nero. Io non so se ci riusciremo, ma vediamo un po'. Adesso avevo ancora sugli occhiali. Adesso lasciamo così per un paio d'ore e poi ritorniamo a vedere. Passata un'oretta e diamo un'occhiata. Potete vedere come il magenta sia praticamente scomparso, rimane il giallo e l'altro colore fondamentale nel CMYK che è il ciano. Adesso lo lasciamo lavorare ancora un po' e vediamo quanto ci mette il giallo a sparire. È passata un'altra oretta e direi che il giallo è quasi tutto scomparso. Il ciano rimane ancora, direi. Adesso io temo che la carta si sia indebolita troppo e quindi nel toglierla dal bagno la danneggerò. Ci provo, ma nel caso appunto avete visto comunque come si poteva fare. Evidentemente il processo chimico che aveva trovato Greg Texton era tale da non danneggiare troppo la carta, perché poi doveva ovviamente ricostruire il nero da questa. Sto provando a toglierla ma è un'impresa impossibile, si è completamente sfaldata in un punto, per cui vabbè, insomma, dai, avete capito. Sono riuscito però danneggiandola un po' a toglierla dall'acqua e adesso l'ho stesa ad asciugare. Avete visto che lavoraccio? Comunque, ritornando a Rick Keen, lui racconta che per circa un anno fu totalmente ignorato dalla DC. Ogni tanto gli spediva una stampa di quello che era riuscito a ottenere per far vedere che era possibile, ma venne ignorato. Fino a che a un certo punto la DC si rese conto che non avrebbe potuto continuare a lungo a pubblicare gli archives, cioè le ristampe cronologiche originali, perché costava un sacco di tempo, avevano un sacco di lavoro arretrato, a volte non si riusciva a trovare, specialmente per dei fumetti molto, molto rari e quindi molto preziosi, non si riusciva a trovare un fumetto da distruggere completamente per riuscire a recuperare il nero. E quindi a un certo punto Rick racconta che ricevette una telefonata e lo misero al lavoro. E il suo primo lavoro fu l'archive di The Dark Knight. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qui. Andiamo a vedere esattamente dove abbiamo visto prima. Vedete, ricostruzione in bianco e nero sulle copertine interne e alcune storie selezionate da Rick Keen. E poi il colore è stato ricostruito da Bob LaRose. Sì, una cosa che non vi ho detto è che le copertine vanno restaurate separatamente con una tecnica un po' diversa, perché se proprio guardate sulle copertine, per esempio, non ci sono quasi mai retini. Quindi da lì in avanti la DC cominciò a usare questa tecnica. Poi anche la Marvel iniziò a utilizzarla. Non sempre e non su tutto. È rimasta famosa una polemica anni fa perché si scoprì, per esempio, che alcune storie dell'Uomo Ragno, per esempio, erano andate completamente perdute e, senza dichiararlo, nei Marvel Masterworks le hanno completamente ridisegnate, cioè hanno assegnato a un disegnatore il compito di praticamente ritracciare, per quel che poteva fare, e l'ha fatto molto bene, devo dire, ritracciare l'inchiostro dei disegni di Steve Ditko, però non l'ha dichiarato, per cui c'è un'intera storia, adesso non mi ricordo, forse il numero 28, il numero 29 di Amazing Spider-Man, che è stata completamente ridisegnata. Questo ha fatto molto arrabbiare i puristi. Adesso vi faccio qualche altra considerazione, è sempre così preliminare, e poi inizieremo a vedere una tavola da vicino, perché per riuscire nell'intento di restaurare il nero digitalmente e eventualmente preservare i colori oppure toglierli e ricolorarli, bisogna rifare il processo di stampa al contrario, per cui noi dobbiamo partire da una tavola colorata in CMYK con eventualmente dei retini ingiallite dal tempo e tornare indietro. Quindi dobbiamo prima
togliere l'ingiallimento per quel che possiamo, poi dobbiamo pian piano selezionare e sottrarre digitalmente i canali fino ad arrivare al nero, per poi riuscire a ricostruirlo e poi eventualmente fare il processo contrario. Andiamo al computer. Eccomi qui davanti al computer e adesso vi faccio vedere idealmente cosa vorremmo fare, e lo faccio prendendo una tavola dei Fantastici 4 numero 51, la cosa contro Silver Surfer. C'è una tavola bellissima, eccola qua, vedete questa tavola? È una mezza splash page di Silver Surfer. L'ho già digitalizzata con lo scanner, ma prima di andare lì vi dovevo far vedere la vignetta di Thor che ho cercato di decolorare. Vabbè, insomma, la carta si è un po' rovinata. Comunque avete capito l'idea. Adesso andiamo a vedere la tavola. Questa è la tavola come l'ho digitalizzata con lo scanner. L'ho passata al computer e vedete che non ho fatto nessun tipo ancora di lavorazione. Possiamo vedere dall'istogramma della luminosità che in effetti c'è il contrasto ancora da regolare. Adesso possiamo fare una cosa molto grossolana e fare così, anche se questo non è il modo con cui vado normalmente a lavorare, ve lo farò vedere. Cosa vorrei fare io idealmente? Come vi ho detto prima, dobbiamo fare tutti i passaggi a ritroso fino idealmente ad arrivare alla tavola semplicemente disegnata e inchiostrata. Quindi ritorniamo con i menu. Qui vedete che c'è la carta ingiallita da sbiancare. Supponiamo di aver fatto già un po' di lavorazioni. Eccola qua. Questa è la tavola con un minimo di lavorazione, piuttosto grossolane, devo dire questa volta, perché mi interessa solo farvi vedere l'esempio. Quello che vorremmo fare noi è tornare indietro, nel caso volessimo recuperare il nero, perché i vari colori, il ciano, il magenta e il giallo, sono stati aggiunti successivamente. Perché ho preso questa tavola? Perché vi posso far vedere direttamente che cosa vorrei idealmente poter raggiungere, cosa che non si può fare. Vi faccio vedere la tavola inchiostrata. Questa l'ho recuperata da un sito di aste di fumetti e tavole originali che si chiama Heritage Auction. Anche voi potete andare lì e vi permette di scaricare, non in altissima risoluzione ovviamente, le tavole. Ecco, questa è una tavola tra l'altro che un po' di anni fa è stata venduta proprio lì all'asta per la bellezza di $155,000. E beato chi se l'è comprata. Non so se lo sapete, ma ci sono alcuni grandi collezionisti e anche molto famosi che hanno un sacco di soldi e si possono permettere di comprare queste cose all'asta. Nicolas Cage per esempio è un collezionista, anche Leonardo DiCaprio, sono tutti appassionati di Jack Kirby. Comunque, questa è la tavola come noi vorremmo ottenerla. Vi faccio notare che è in bianco e nero, non in grigio. Perdonate la cattiva risoluzione, ma questo è quello che passa al convento, come si dice. Ovviamente nella tavola originale l'inchiostratore, Joe Sinnott in questo caso, passava il nero, poi un po' si è sbiadito, un po' l'assorbimento della carta e un po' ovviamente veniva sui contorni un po' sbiadito. Ma sostanzialmente non c'erano, vedete, né retini né zone interamente colorate in grigio. Se andiamo a vedere l'istogramma della luminosità, vedete che c'è un grosso bozzo qui, un massimo locale vicino al nero, e ce n'è uno ovviamente dovuto al bianco, soprattutto dello sfondo. Questo è quello che vorremmo fare, ed è bene subito chiarire che noi non riusciamo ad arrivare completamente a questo risultato, purtroppo. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo questo layer, che in italiano credo abbiano tradotto con livello, ma non mi piace perché in realtà dovrebbe essere lo strato, perché i livelli sono i levels che vi ho fatto vedere prima. Ah, ve lo dico subito, io non ho la pretesa di fare le cose in modo professionale, ho imparato da autodidatta, e se qualcuno mi vuole suggerire, anche se sto usando un Photoshop preistorico perché non ho mai voluto comprare una delle edizioni più recenti, se ha qualche consiglio da darmi lo faccia pure nei commenti oppure in un video apposta che di sicuro guarderò con attenzione. Quindi quello che vi faccio vedere è quello che ho imparato io, non pretendo di dire che è il modo migliore di farlo né che sia il modo più efficiente di farlo. Vi sarete anche accorti dal video precedente che non sempre io mi metto a usare gli adjustment layers, non so come si dica in italiano, i livelli non distruttivi che si possono regolare, perché molto spesso mi tocca fare delle operazioni che sono proprio distruttive, in particolare quando uso dei filtri. Nelle versioni di Photoshop che sto usando non c'era un modo per molti filtri di farlo in modo non distruttivo. Comunque, se avete dei suggerimenti sono ben disposto ad ascoltarli, ci mancherebbe. Ma adesso torniamo alla tavola. Adesso cerco di sovrapporre grossolanamente il livello. Vedete che se io abbasso l'opacità, vabbè, la scala è diversa, si vedono le due tavole una sopra l'altra. Adesso
cerchiamo di allinearli in modo almeno grossolano, quindi vado sotto il menu Edit e Auto Align Layers, selezioniamo tra le varie opzioni Auto e cercherà di fare delle deformazioni dei vari layer per far sì che si sovrappongano il meglio possibile, per quel che riesce lui a capire. Vediamo di diminuire l'opacità della tavola di Kirby. Vedete che effettivamente sono stati allineati abbastanza bene. Se vogliamo verificare ulteriormente, io userei come modalità di combinazione difference, per esempio, e a questo punto potrei cercare anche di eventualmente allineare meglio. No, ma devo dire che li ha allineati abbastanza bene. Ok, quindi ritorniamo alla modalità normale. Quindi vi faccio vedere a questo punto il confronto. Vedete, qui abbiamo la tavola di Silver Surfer. Se io prendo questo layer e diminuisco l'opacità, vi faccio vedere che effettivamente la stampa in questo caso è stata abbastanza fedele. Quindi ovviamente ci saranno delle discrepanze, però dove ci sono dei neri ben definiti, quindi di sicuro tutta la tavola, tutto il profilo di Silver Surfer, si riuscirà, si spera, a recuperare l'inchiostro. In altri punti, lì è molto più difficile, specialmente dove ci sono delle linee molto sottili. Per esempio, guardiamo qui, guardate tra il braccio e la gamba. Se io a questo punto aumento l'opacità del layer della tavola inchiostrata, vedete che quelle linee stampate, visto che sono sottili, sono risultate di sicuro un po' danneggiate e un po' più piccole. Comunque non si può pretendere quindi di riuscire a recuperare veramente veramente tutto. Ma c'è un altro problema, perché tutto sommato se lo scopo è semplicemente ristamparle magari in grande per fare un poster, mi può andare bene, sono dettagli che a occhio nudo non si riuscirebbero a vedere. Però ci sono altri problemi che sono più difficili da eliminare. Ve ne faccio vedere uno. Allora, se noi andiamo a vedere i colori, vi farò vedere in un altro video come poi si separano i colori, si cerca di eliminare i colori stesi completamente e i retini, però abbiamo un problema con i grigi. Dove il colorista ha messo dell'azzurro, qua per esempio, no? Nelle sfumature di Silver Surfer, beh, lì si riesce a recuperarlo abbastanza bene, anche il magenta si riesce a eliminare abbastanza bene. Qui sotto però, sotto i piedi di Silver Surfer, vediamo che se ingrandiamo c'è una combinazione di tutti e tre i colori fondamentali, c'è il ciano, c'è il giallo e c'è il magenta, perché nella combinazione scelta dal colorista questi tre danno il grigio. Possiamo provare a vedere, vi seleziono un'area più o meno a caso, prendiamo come filtro Blur Average e vedete? Quindi è sostanzialmente un grigio, c'è ancora una componente azzurra. Questo grigio in realtà noi non riusciamo a eliminarlo solamente facendo dei giochetti di colore. Posso eliminare il magenta, posso eliminare il giallo, l'azzurro, il verde, ma quando abbiamo un colore neutro, lui non ha modo di capire che è stato aggiunto in seguito oppure se è semplicemente parte del nero, quindi del grigio. Quindi problemi come questi ovviamente vanno, diciamo, tenuti in conto, perché non c'è proprio la speranza di riuscire a ottenere la stessa tavola. D'accordo, ma questo era giusto per farvi vedere che cosa noi idealmente vorremmo fare, cioè cosa che io in realtà vorrei fare. E adesso vi faccio vedere la tavola di un fumetto che ho scelto per farvi vedere quali sono, diciamo, le tecniche che si possono utilizzare per recuperare al meglio una tavola o in bianco e nero o a colori. Nel caso che vi faccio vedere, ho deciso di mantenere i colori. È una tavola questa volta non di Jack Kirby, il mio preferito, ma di Steve Ditko, che come sapete ha disegnato e fatto tutte le prime storie dell'Uomo Ragno e anche del Dottor Strange. Sono due personaggi che io adoro ed è una tavola che ho scelto dall'Uomo Ragno numero 59. È una splash page bellissima secondo me e questa merita di essere mantenuta a colori secondo me, dove si vede Dormammu, questo demone con la testa infuocata che sta attaccando Eternità, una delle entità cosmiche dell'universo Marvel e qui sotto vedete il Dottor Strange che sta osservando tutta la scena. La tavola inizieremo a restaurarla in un altro video, visto che ormai questo sta diventando troppo lungo, ma prima di concludere vi faccio vedere una chicca che non tutti sanno. Come sapete, se siete appassionati di comics, le prime storie dell'Uomo Ragno sono state disegnate da Steve Ditko, così come le prime storie del Dottor Strange. Devo dire che Steve Ditko ha avuto un rapporto molto conflittuale con la Marvel, per cui alla fine se n'è andato
ci sono stati una serie di scazzi successivi. Comunque, vi faccio vedere la copertina del numero 1 dell'Uomo Ragno in Italia, quella dell'editoriale Corno, famosissima, la conoscete sicuramente. Questa è la celeberrima copertina, se frequentate le fiere di fumetti l'avrete vista in vendita varie volte a prezzi piuttosto elevati. Dentro vedete che c'è anche questa celeberrima prima storia dell'Uomo Ragno con Peter Parker, no? Le sue origini e cosa fa. E lo sapete di sicuro che nell'ultima vignetta c'è anche la frase celebre, che in realtà viene spesso attribuita a Zio Ben, ma non è vero, è in realtà Stan Lee che lo scrive nella vignetta finale: chi ha grandi poteri ha anche una grande responsabilità. Quello che vi dovrebbe saltare subito all'occhio è il disegno. Vedete, questi sono i classici tratti di Steve Ditko. La copertina non è disegnata da Steve Ditko. Questa è ovviamente disegnata dal disegnatore che poi l'ha reso probabilmente ancora più celebre, più iconico, John Romita. Si vede benissimo dal tratto che non è Ditko. Questa in realtà non è la copertina del primo numero di Spider-Man. Voi sapete che il primo numero delle avventure dell'Uomo Ragno non sono neanche state pubblicate su Spider-Man, sull'albo Spider-Man, Amazing Spider-Man, che ancora non esisteva. È stato pubblicato sull'ultimo numero di una rivista che stava chiudendo e che si chiamava Amazing Fantasy. Il numero 15 per la precisione. Qual era la copertina di Amazing Fantasy? Adesso ve la faccio vedere. Ecco, vedete, questa è la copertina di Amazing Fantasy numero 15. Poi, col successo strepitoso che avrebbe avuto, Stan Lee decise poi di iniziare giustamente la serie regolare di Amazing Spider-Man. Quindi vedete che la copertina dell'editoriale Corno non è la prima copertina che è stata utilizzata per disegnare una storia dell'Uomo Ragno. Ma la cosa ancora più curiosa è che, se guardate, neppure questi tratti sono quelli di Steve Ditko. Guardate la faccia di questo cattivone. Questo è proprio il tipo di disegno che fa Jack Kirby, il tipo di cattivi che disegna Jack Kirby. E in effetti questa copertina è stata disegnata da Jack Kirby, che ha disegnato quindi la prima copertina in assoluto dedicata all'Uomo Ragno. Perché? Perché Steve Ditko aveva disegnato una copertina, questa, che però non era piaciuta a Stan Lee. Vedete la classica posa un po' strana, un po' sghemba, no, dell'Uomo Ragno, al confronto invece della posa molto più plastica e anche la figura molto più muscolosa disegnata da Jack Kirby. Quindi, quando Steve Ditko ha disegnato la sua copertina, l'ha portata a Stan Lee, e a Stan Lee non è piaciuta e quindi ha chiesto a Jack Kirby di disegnarla. Era abbastanza tipico per l'editoriale Corno mettere un po' copertine a caso che spesso non corrispondevano alla storia originale che veniva stampata. Infatti la copertina di Amazing Fantasy numero 15 è stata utilizzata dall'editoriale Corno, ma con un altro albo che adesso vi faccio vedere. Eccola qui. L'editoriale Corno ha utilizzato la copertina di Amazing Fantasy numero 15 per il numero 18 dell'Uomo Ragno. Ancora una volta, come vi dicevo, le colorazioni sono state completamente cambiate e inventate. Ma allora, da dove viene il disegno del numero 1 dell'editoriale Corno? Beh, viene non da una copertina, ma da una vignetta di una storia successiva che, chissà per quale motivo, l'editoriale Corno ha deciso di utilizzare. Adesso ve la faccio vedere. La copertina è tratta da una vignetta del numero 42 in italiano dell'Uomo Ragno, già disegnato da John Romita, e adesso vi trovo la vignetta. Decine di migliaia di ragazzi della mia età si sono chiesti: ma perché diavolo aveva queste sorta di stelline colorate gialle l'Uomo Ragno nella prima copertina? Beh, in realtà perché erano presenti nella vignetta che è stata utilizzata. Adesso faccio vedere, tra l'altro, il mio albo. Questo è stato non l'ho colorato io, l'ho comprato che era già stato colorato, ma mi piace, non lo sostituisco. Questa è la vignetta, e quelle stelline, ci sono anche in altre vignette, stanno a indicare che Peter Parker aveva la febbre, era ammalato, quindi insomma si porta dietro queste stelline ovunque, e l'editoriale Corno ha pensato bene di non toglierle neanche nella copertina. Video lungo, ma ormai siete abituati, e non vi ho fatto ancora vedere praticamente nulla, però penso di avervi raccontato delle cose che magari non conoscevate, quindi dalla prossima volta vi farò vedere qualche tecnica per cominciare a ripulire, con lo scopo di stampare una versione più grande, un bel poster colorato di quella vignetta che vi ho fatto vedere con il Dottor Strange, Dormammu e Eternità. Bella quella tavola di Jack Kirby di Silver Surfer, vero? E quanti di voi sapevano che la copertina del numero 1 dell'Uomo Ragno in italiano non era in realtà una copertina? Ci sono tante altre curiosità sui disegni e sulle copertine, sia italiane
americane che ho scoperto, e se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti che nei prossimi video di questa serie ve ne racconterò qualcun'altra. Rinnovo ancora l'invito a chi è interessato a fare dei video di questo tipo o a chi già li faceva ma non aveva il coraggio di mostrarli, no, e li teneva per sé. Capisco benissimo, anch'io, insomma, per anni ho tenuto nascosto a tutti praticamente questo mio hobby, perché boh, stupidamente me ne vergognavo, ma adesso siamo in quarantena, vedo che la gente pubblica la qualunque, per cui perché no? Insomma, non, mi sembra un hobby abbastanza innocuo, degno e che vi assicuro mi rilassa tantissimo. Quindi se qualcuno di voi ha qualche cosa da condividere con chi ha con questo hobby, o chi semplicemente anche così apprezza vedere dei fumetti, fatelo e come vi ho detto vi aggiungerò nella descrizione e qualcuno anche nei video consigliati alla fine del mio video. Ciao ciao!